fatto bene. Stamattina sto proprio bene. È bello svegliarsi in una casa nuova da soli. Un profumo di fiori di gelsomino entrava nella stanza. Qualcuno dice che la presenza di uno spirito buono si rivela tramite un odore balsamico. Bene, ora mi faccio una bella colazione. Nella veranda c'era una bellissima luce, tutto bianco, con una piccola ombra. Un'ombra? Una grossa ombra, ferma. No, si muove. Prima adagio, adagissimo, mi cammina sopra. Poi, cos'era? Un animale, una bestia enorme. Ma non enorme, devo saperlo subito cos'è, se lascio passare il tempo addio. Era un topo, certo, era l'ombra di un topo, sono sicuro. Ma perché col tempo le immagini cambiano, non te le ricordi, dopo un po' può essere tutto, un tacchino, un puma, forse un rinoceronte. L'immagine è suggestiva, ma priva di rigore scientifico. È un topo e basta. Un topolino come ce ne sono tanti. Oddio, mica tanto topolino. In un certo senso sono contento di aver individuato la causa di quegli strani rumori. Meglio un topo che un fantasma. Un topo è più alla mia portata. Comunque conviene correre subito ai ripari. In un negozio tipo ferramenta trovai un omino un po' pelato sui 40 anni che sapeva tutto sul carattere del topo. Nel nominarlo lo chiamava lui e ne parlava con una voluttà incredibile. Pare che i topi siano molto intelligenti. Gli sperimentatori preparano per loro labirinti e percorsi intricatissimi. Speriamo che il mio non sia così allenato. Che succhiassero l'olio infilando la coda nella bottiglia, questo lo sapevo. Mi ha sorpreso invece come rubano le uova. Uno, sdraiato di schiena, lo tiene sulla pancia. L'altro, coi denti, lo tira per la coda. Che senso del sociale. Mi portai a casa due o tre trappole e per sicurezza anche una boccettina di strane palline che pare abbiano il potere, sì, di mummificare. Un antico metodo egiziano, credo. Un'altra soluzione sarebbe stata il collante, arma micidiale, che l'omino mi sconsigliò per senso del decoro, credo. In questi casi il topo incollato e ancora vivo lancia segnali strazianti per avvisare i compagni del pericolo. Un martire. Le trappole. Bella trovata. Dopo due giorni, niente. Forse non gli piace il formaggio del supermercato. Forse non ha fame. Vedi il benessere. Il terzo giorno provo col parmigiano reggiano stagionato. Una bella grana pastosa. Insomma, mi siedo in giardino e aspetto. Qui si prende anche il sole. Tu guarda che meraviglia, eh? E quando l'avrei mai fatta io una cosa simile? No, dico così, fisica, rilassante. Un uomo sapiente può godere dell'intero spettacolo del mondo soltanto con l'aiuto dei sensi e del pensiero. Pensatore. Pensatore con l'alibi del sentimento. Mi ricordo che mia moglie mi chiamava così. E poi la pensatrice era lei, in un certo senso. Ma a parte questo, il pensare, il pensiero in sé, senza farci nulla di utile. Che godimento. Peccato che non ti paga nessuno per pensare. Ho pensato 8 ore. E chi ti crede? In India ti credono. Mentre al tepore del sole la mia mente oscillava tra le astuzie dei topi e i santoni immobili sulle rive del Gange, il colonnello Mazzolini, in perfetta tenuta agricola, annaffiava con cura il suo radicchio. Buongiorno colonnello, che radicchione, eh? Questo non era mica detto. Buongiorno. Basta.
anche perché lui mi guardava come fossi una persona poco raccomandabile. Chissà, forse per la chitarra. Potevo aver scelto il violino. Se uno suona il violino è una persona seria, buono d'animo. Con la chitarra sei subito un tossicodipendente. Anche la donna che ci viene a fare le pulizie, mica mi rispettava. Col colonnello era gentilissima. Con me, ma per caso le faccio timido, ma per caso qui non ci sono mica dei topi. Ma quali topi? Queste sono case, mica le tabai. Che temperamento. Mi ci voleva un tipo autoritario. Ho sempre detto, le donne di servizio devono essere autoritarie, un po' anziane e bruttine. Non si corrono rischi. Tu guarda che casa, che splendore, eh? Meno male non ha visto le trappole. Mi denunciava. A proposito, vado a vedere se... Tutto. Tutto. Aveva mangiato tutto. È buono il parmigiano reggiano. E le cappiettine lì, vuote, con le finestrelle aperte. Bravissimo, percorso netto. Chi non mi conosce potrebbe credere che nei giorni successivi io sia stato un po' scostante con tutti. Ed è vero, ma non era colpa mia. Avevo nella mente lui. Il grigio non solo era allenato ma geniale, non riuscivo a fare a meno di pensarci. E quando qualcuno mi parlava, che ne so, di lavoro, o quando Gabriella mi metteva davanti i suoi problemi, noi, la bambina, il marito, che poi erano anche problemi miei, devo dire sì che ero presente, ci pensavo, specialmente alla storia della bambina, è chiaro che ci pensavo, ascoltavo, rispondevo, ma era come se una parte del mio cervello... Insomma, sentivo che a poco lui stava entrando troppo nella mia vita. Una sera, rientrando a casa, decisi che era il momento di passare a un intervento più efficace. La mummificazione. Con la lucidità che mi contraddistingue, distribuì le palline in ordine sparso, ma non casuale. Probabilmente lui passa di qui. O di qui. Potrebbe passare dovunque. Ma sì, le metto da tutte le parti. Forse meglio anche fuori. Una bella fila di palline che arriva fino in giardino. Speriamo che non venga nessuno. Chi vuoi che venga? A quest'ora. Io poi questo indirizzo l'ho dato solo a Gabriele, vabbè, al mio organizzatore. Non volevo neanche mettere il telefono, ma non esageriamo. Ah sì, a mia moglie e a mio figlio. Simpatico mio figlio. Anche dolce, mi piace. Peccato che non ha voglia di fare niente. Cambia liceo ogni anno. Non gliene va bene uno. Passa la sua giornata tra il computer e il suo gatto, dice mia moglie. Tra il computer e il gatto. Chissà cosa pensa. A niente, dice lei. Recita la parte del pensatore fannullone. In questo ti assomiglia. Però mi piace mio figlio, mi diverte. È uno dei pochi che sono contento che mi venga a trovare. Gli ho già telefonato. Vieni, vieni pure quando vuoi. Anzi, vieni subito e porta... Porta anche il gatto. Ma come fa lui, Tobia? Ma ti è sempre stato antipatico. No, dico, un bel gattone, vero, eh? Un po' di campagna gli farà bene. Non deve aver capito. D'altronde come faccio a spiegargli? Niente. Me lo trovai davanti, senza gatto. Sono venuto in Vespa, mi fa. Bravo, è la scusa. Quando sono io che ho bisogno di qualche cosa, non te ne frega niente. No, questo lo pensai. E neanche tanto. Era lì, ciondolava. Uno spilungone buffo, con un po' di peluria sul viso, e quei calzoni flosci da deficiente. Aveva gli occhi bassi e si guardava le scarpe, mi pare. È una forma di timidezza che conosco fino a essergli dentro. Ora però mi guarda e ride in questo modo strano.
Non si sa mica se ride di sé o di me. Quando uno è eternamente imbarazzato, non può fare altro che rendere buffo e sensibile il suo imbarazzo. Chissà da chi l'avrà presa questa tecnica. Beh, forse una cosa nella vita l'ho fatta anch'io. Non è mica poco fare un figlio. Posso essere soddisfatto. Un buon lavoro. No, dico, le palline. Mi sembra di averle messe proprio bene. Si racconta che il principe di Condé dormì profondamente la notte avanti la giornata di Rocroi. Io no. Stamattina sono tutto eccitato. Ancora in vestaglia non resisto all'idea di vedere l'esito dell'agguato che gli ho teso. Bella la mummificazione, perfetta, senza sangue, mitica, assoluta, come si addice a un guerriero. Ecco, le palline. Mangiata. Mangiata. Giardino. Mangiata. Ai vole. Mangiata. Mangiata. Dietro l'angolo. No! Il gallo di Mazzolini. Fermo, maestoso, duro come un baccalà. Una statua.